Yves Saint Laurent è stato uno tra i più famosi, conosciuti stilisti e creatori francesi di moda del XX secolo. Alla pari di Chanel, Saint Laurent ha creato uno stile unico ed è stato per decenni il simbolo dell'eleganza più raffinata, moderna e innovativa. A seguire nel video una personale visione del fashion tratta da Saint Laurent, datata 1983. Il connubio tra business e sentimento con Pierre Bergé è stato basilare, tanto che Yves affermò: se Pierre Bergé non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Crea affari come se fosse un artista, in questo è unico. Già da piccolo, al giovane Yves piaceva creare bambole di carta e sin dall'adolescenza iniziò a disegnare vestiti per la madre e le sorelle. A 18 anni si trasferì a Parigi ed entrò nella Camera Sindacale dell'Alta Moda, dove i suoi disegni riscossero subito successo. Nel mentre, l'editore di France Vogue presentò Saint Laurent al designer Christian Dior. Sotto la guida del grande stilista, Saint Laurent maturò notevolmente. Morto Dior nel 1957, Yves Saint Laurent divenne il direttore artistico della Maison. E da qui un'icona. Il re della moda. Ma chi è Yves Saint Laurent? Un mistero. Je suis un mistero pour moi-même. Une femme élégante, c'est. La mia donna elegante non ha paura di quello che indossa. È come dire che il vestito non la costringe, ma al contrario la esalta nella sua personalità. Eleganza non è solo scegliere un vestito. È una questione di sentimento, di generosità, di movimenti, di gesti. De geste. C'est une femme qui doit être très maquillée, qui doit être très soignée. Una donna deve essere truccata, curata, raffinata. Deve avere una certa nonchalance di gesti che sono la base dell'eleganza di sempre. Come Marlene Dietrich, per esempio, che nonostante il vestito maschile conserva sensualità e personalità. De Marlène Dietrich, qui a supporté les costumes d'hommes avec une telle sensualité et une telle sexuelle sensibilité et une telle féminité. De tout ce que je fais, je dois dire que. Tra le mie creazioni, quella che preferisco oggi è un completo pantalone in nero, perché trovo che con questa uniforme una donna possa essere elegante il giorno come la sera, semplicemente cambiando gli accessori. Une femme peut être élégante le jour comme le soir en changeant les accessoires. Imaginez que New York. Come vestirebbe New York se fosse una donna? New York. Je ne sais pas comment j'habillerais New York. Pour moi, Per New me York, New York c'est un è il blu ciel dell'acciaio. de la È il verde degli specchi. du vert du miroir. Se fosse una donna non potrei vestirla con questi materiali. Je ne pourrais pas l'habiller avec ces matériaux.